Allora, si decide al photo finish la seconda partita della Final Four qui al Pala Kilgour, in compagnia del mister del Real Fabbrica ed uno dei bomber che forse è abituato a giocare queste partite, Martinozzi. Sì, l'ho giocata lo scorso anno, ma ogni anno è un'emozione diversa. Quest'anno siamo arrivati in fondo, vincendole tutte e pareggiando solo una, e oggi è stata un'emozione grandissima perché sono arrivate tutta questa gente. È stato bello, è stato veramente bello. Mo vediamo domani, riposiamoci un attimo, concentriamoci e domani vediamo. Allora, con l'entusiasmo alle stelle, mister Lucchetti, fuori una grande big quella del Grande Impero, fuori un'altra big dello United, quella lo United Pomezia. Forse siamo anche noi una big. A questo punto possiamo dirlo. Sì, abbiamo fatto una grande coppa, come diceva Danilo, e ci meritiamo tutte queste emozioni perché i miei ragazzi sono fantastici, lottano fino alla fine, mi seguono sempre in allenamento, non saltano un allenamento anche con la febbre, vengono al campo, sono veramente dei ragazzi incommiabili. C'è stata forse la chiave di lettura di questa partita da parte tua? Guarda, l'abbiamo studiata bene in settimana perché loro sono un'ottima squadra, però attaccano e basta. In fase difensiva concedono tantissimo, infatti oggi nel secondo tempo abbiamo avuto 6, 7, 8 palle gol clamorose, anche loro hanno preso due pali, però concedono tantissimo, sono forti, però è una squadra che concede, l'abbiamo studiata bene e è andata bene. Mister, adesso non ce ne vogliano, però ci è sembrato forse una direzione di gara non eccellente come siamo abituati a vedere da diverso tempo da parte di corpi arbitrali veramente impeccabili. Guarda, c'è stato qualche errore, però posso dire che c'è stato sia errori sia da parte per il Real Fabbrica che per il Pomezia, quindi alla fine si sono equilibrati gli errori, quindi dobbiamo stare vicino comunque alla terna arbitrale perché non è facile arbitrare partite. Vanno comunque ad aiutati, certo, con un pubblico che tra l'altro... Un pubblico così, insomma, non era facile, quindi... Mai di grandi occasioni. Io gli faccio i complimenti. Bene, grazie al mister. Un'ultima battuta con Martinozzi. Adesso bisogna concedersi un po' di riposo, ma la mente già va a domani. Sì, sicuramente domani è una finale, quindi c'è poco da pensare. Ora pensiamo a riposarci e domani vediamo come va. Sicuramente ormai ci siamo e vogliamo arrivare in fondo. Allora, diciamo che per il momento questa favola si interrompe. Sarebbe stata una grande cosa se lo United fosse arrivato lontano, la gioia per voi. Si decide però su un calcio piazzato. Vogliamo partire da una decisione non troppo, o meglio, troppo superficiale. Sì, buonasera. Io, come ho detto anche all'altra intervista, non do mai alibi ai ragazzi. Anzi, dico che secondo me l'arbitro ha sbagliato, però probabilmente lo abbiamo aiutato a sbagliare, perché in ogni caso non si può uscire la palla al piede in quella situazione. Poi se c'è stato un errore arbitrale, ormai è successo, così come gli altri falli fischiati, palle nostre perse in ripartenza, e non dobbiamo farlo perché siamo bravi a palleggiare. Ci sono dei momenti della partita dove non devi tirare al massimo la corda, stavamo 2-1, potevamo girare il pallone, invece continuavamo a correre palla al piede e lì abbiamo fatto tanti falli a metà che ci hanno fischiato, ma tanti falli inutili, quindi la colpa è comunque la nostra, c'è poco da recriminare. Allora mister, un po' a grandi linee, 360 gradi, abbiamo spaziato un po' su questa partita. L'inizio però dello United Pomezia non sembrava veramente determinante, loro forse hanno approfittato del fatto che, conoscendo una difesa, almeno da quello che hanno capito loro, che ha interpretato il loro mister, era forse il vostro punto debole. No, non credo neanche questo. Loro alla fine, se vai a vedere la partita, l'hanno fatto un gol su una palla su cui sono venuti a rimorchio, sapevamo che l'avrebbero fatto, l'abbiamo coperto male. Poi per il resto hanno fatto gol su tiro libero, sul calcio di rigore, abbiamo rischiato poi alla fine, è normale, su qualche ripartenza, ma per gran parte del primo tempo loro hanno tirato in porta, noi abbiamo sbagliato un paio di gol a porta davanti al portiere. Poi nel secondo tempo, un po' forte pressing, tra l'altro tante le annotazioni sul nostro taccuino, soprattutto con il portiere loro che ha veramente fatto degli interventi strepitosi. Sì, come Michael, ripeto, il nostro portiere nell'uno contro uno sulle palle che abbiamo perso ha messo diverse toppe, il loro portiere ha fatto due o tre interventi, uno più bello dell'altro, e ci stanno apposta i portieri anche per parare, quindi... No, l'unico rammarico è non averla poi giocata come la volevo giocare, perché io arrivato al quinto fallo volevo mettere il portiere in movimento per tenere un po' palla,
Ci hai pensato un po' troppo a lungo su questa decisione? Non avevamo portato la maglia col buco, l'arbitro non mi ha fatto entrare il portiere col fratino, in quel momento abbiamo fatto noi il fallo del tiro libero. Quindi poi sul due pari comunque erano andati a quattro falli anche loro, non l'abbiamo più messo. Però magari se sul 2-1 riusciamo a mettere il portiere al momento, ma con i sì e con i ma non si va avanti. Abbiamo perso, onore a loro, sono stati più bravi perché hanno vinto. Il campo ha sempre ragione. E ringrazio tutti i tifosi che sono venuti a supportarci, erano ovviamente tantissimi, quindi li ringrazio, spero che i ragazzi apprendano anche dalle sconfitte, perché è soprattutto dalle sconfitte che si impara. Dobbiamo crescere, cresceremo, sicuramente cresceremo.